Nel 1965 la Farfisa inizia la produzione dei pianoforti acustici verticali nello stabilimento Settimio Soprani di Castelfidardo, facendo strumenti per la Euterpe, una ditta tedesca, con i marchi Carl Otto e Hoffmann. Scaduti i termini di licenza, l'azienda continua a fare i pianoforti con i nomi propri, utilizzando vari nomi: Farfisa, Furstein Farfisa, Furstein, Anelli, Fustenberg, Ubschen e anche altri marchi. E l'azienda in breve tempo diventa la più grande azienda europea per quantità di pianoforti prodotti. Praticamente ogni anno si riusciva a costruire fino a 3.000 pianoforti. Invece nel 1991 l'azienda brevetta il primo silenziamento per pianoforte acustico. È un brevetto molto importante perché prolunga la vita dell'azienda e questo brevetto viene copiato poi da tutte le altre aziende produttrici di pianoforti, Yamaha compresa. Nel 1998 viene chiuso lo stabilimento di pianoforti, come del resto viene chiusa la Farfisa. Noi abbiamo in questo momento un pianoforte, il più grande pianoforte fatto, il modello 127, che il maestro Pino Pulizia ce lo farà ascoltare. Prego, maestro.